Allora, fucile di precisione l'ho preso. Direi di andare di qua. Oh cazzo, aspetta, aspetta che prendo aria. E non so, siccome non c'ho un indicatore dell'aria, se non quando lo schermo, quando è troppo tardi che lo schermo diventa in bianco e nero, non so bene quanto posso gestirmela. Ok, prendiamo questo coso di customizzazione. Grande. Questo stronzo qua può invece morire malissimo, grazie. Ok. Vediamo se devo davvero andare di qua o se sto facendo una minchiata. Oh sì, fucile di precisione. Oh sì. Ok, però non c'erano altri oggetti per caso lì? In questa stanza? No, non sembrerebbe. Andiamo, veloce. Qui dentro. Qui dentro, Jill. Yes. Oh cazzo. Oh yes. Ah, non c'è niente però per salire. Perfetto, perfetto, cazzo. Di qua? Non lo so. Mi sa di no, Qui non posso entrare. Merda, vai Jill, vai. Sali Jill, sali. Sali Jill, non morire. Grande. Uff. Ok. Scendiamo di nuovo per vedere se c'è qualcosa da prendere. Oh sì che c'è qualcosa da prendere. Oh ma che cazzo. Crepa. E la madonna quanti sono. E la sì, ciao. Preso. Eh sì. Sono 7000. Bella, ciao. Siete tutti morti. Siete contenti adesso? Altri accessori di modifica. Minchia, c'è un botto di roba qua. Anche qua. Poi? C'è altra roba? Non so, raga, io qua non vedo niente. No, saliamo prima che questa ci affoghi. Però un indicatore dell'ossigeno più intuitivo potevate metterlo, gioco. Andiamo. Mi sa che stavo per annegare malissimo. Qui Chris, voi due state bene? Sto Chris, benissimo, guarda sì, Chris. Stiamo bene, ma la nave sta affondando. Ci avviciniamo alla quinta nobia. E sono tutta bagnata, Chris. Sul ponte di prua. Ricevuto, ti aspettiamo. Va bene. Ok, a presto, chiudo. Muoviti, Chris. Allora, no, ma scusa un secondo, non devo prendere l'erba verde. Ma perché non me l'ha fatta prendere? Sono full già con 3 erbe verdi io. No, infatti, cazzo dici? Boh, va bene, gioco. Allora, saliamo di qua. Dov'è che ha detto che mi aspetta? Che non lo ascoltavo? Ok, lì. Nel ponte... no? Sì? Nel casino devo andare. Cos'è? Grazie. Grazie gioco per tutte queste munizioni. Mi fa piacere. Oh, che palle. Va bene, immergiamoci. Questo testa di minchia qua, guardalo. Ciao, io me ne vado. Ti voglio neanche vedere. Stupido mostro maledetto. In a dream, Snake Eater. Niente, mi viene sempre da fare Snake Eater quando vedo qualcuno arrampicarsi su una cosa. Allora, cos'è che ho sbloccato? Danno più 3, bello. Danno 4 pure? Rato di fuoco 3? Ok, no, aspetta.
Caricatore lungo 3. Ok, direi che è il caso di... ma ho ancora il lanciarazzi io, tra l'altro. Ok. Sì. Danno 4 direi al coso qua. Danno 4, questo ce l'ha già. Mi servirebbe poter modificare la pistola, ma finché tengo il lanciarazzi non posso farlo. Quindi... già. Già. Va bene, provo a modificare questo però. Danni 4, questo c'ha danni 4. Cosa cazzo sto dicendo? Caricatore lungo, va bene, dai. E la madonna, è lunghissimo questo caricatore. Cosa succede? Ho un lanciarazzi, non vi temo, raga. Là. Oh, chi sarà mai questo? Guarda, chi potrebbe essere mai? Petro, vi siete quasi persi la festa. Guarda, proprio non riesco a immaginare chi potrebbe essere questo idiota che entra in scena applaudendo. Lo scopriremo spero nel prossimo episodio, perché voglio proprio scoprire chi è. Ma che... chissà che cazzo fa. Poco prima. Ci avviciniamo alla Queen Zenobia. Appuntamento sul ponte di prua. Mamma mia, Jessica, proprio. Okay, ci vediamo là. Ti devi appoggiare proprio. Mamma mia, Jessica. Con quella tutina. Eccola. La Queen Zenobia. Una cosa. Oh diavolo. Ho quel che ne resta. Cioè, ma guardatela, ragazzi. Cioè, ma che cazzo di. Ma cos'è? Quella tutina lì da... Oh, cazzo, Jessica. Attenta. Jessica, è ora di togliersi la tutina. Devi iniziare a... Non... spara, insomma. Spara, Jessica. Cosa succede? Dov'è? Oh, cazzo! E lo vedo. Lo so come sparare, gioco. Grazie. Oh, merda. Perché non abbiamo usato l'elicottero, Chris? Perché il laser del satellite ha fritto le componenti elettroniche. Oh, cazzo. Fantastico, è peggio di un blackout. Ma quante ce ne sono? Wow, wow. Mira bene, quelle cose non mollano. Ok. Ma devo... in tutto questo devo anche curarmi? Perché mi sembrerebbe... Oh, cazzo, così. No. Ok. Ci sono. Jessica, ti piacciono i tentacoli? Oh, cazzo, no, ma proprio adesso. Cazzarola. Oh, merda. Sto morendo. Cazzarola. Cazzo. Mi ha preso. Jesse, continua a sparare. Stiamo arrivando. Oh, cazzo. Jesse, cazzo. Perché non spari mai a quei cosi, Jessica? È una cosa assurda quanto tu sia stupida. Au. Che dolore. Tentacoli? Mi sto aprendo, tentacoli? Oh, cazzo. Oh, cazzo. No! Non mi avrai! Ok, ci sono. Ci sono, è tutto a posto. Jesse, ci sei? Raga, da dove saliamo? Troviamo un punto per abbordare la Zenobia. Grazie al cazzo, Chris, lo sto cercando. Possiamo salire da qui. Jessica, l'abbiamo promesso, andiamo. Ottimo,
Una crociera. Mamma mia. Peccato che stia affondando. Madonna Jessica, quanto te la cagni Jessica? È una cosa assurda. Avete fermato la Sei fantastica. Ah già, vediamo un po' chi sarà mai quest'uomo misterioso. So sulla Queen Zenobia e i segreti che custodisce. Va bene. Quali segreti? Rifletteteci. Primo, perché la Queen Zenobia è saltata fuori soltanto ora? Ma in che senso? Come ha potuto vagare per il Mediterraneo senza essere vista? Non per magia. Secondo, perché dopo il panico di Terra Grigia si è persa ogni traccia della Velcro? Perché non ce lo dici tu, eh? Ma secondo te... E terzo, perché qualcuno tenta di usare la Regia Solis per distruggere la Zenobia? Le risposte a queste domande vi condurranno a una verità scomoda. Siete voi terroristi. Oh. Sì, Jessica. Jessica, perché hai sparato? Per proteggere i nostri. Non è il nostro lavoro. Non provare a morire. Oh, oh. Jessica è cattiva. Raymond. Ma guarda caso. Perché? Chi poteva essere? Perché spacciarsi per la Veltro? Che cosa vuoi dire? Scopri la verità su Terra Grigia. Questa entrata in scena di Jessica era abbastanza sospetta, raga. Io non so cosa dirvi. Ma lo scopriremo nel prossimo episodio. Immagino. Molto bene. Cosa succede nel casinò? Che perdita terribile. Che qualcuno ha sparato a qualcuno a cui non doveva sparare così presto? E sarà stato un caso... Oh, ehi, Jessica. Non così. La nave non reggerà a lungo. Ci guardano tutti. Non possiamo lasciare che il virus contamini il mare. Dovrebbe essere come la Queen Semiramis. Non staccarla, Chris, porca vacca. Andiamo subito. Ottimo. Cercherò di scoprire come tenerla a galla. Jessica, vieni con me? Sì. Uno scambio di coppie dovrebbe contribuire a tenerci svegli. Ricevuto. Noi pensiamo al virus. Voi a guadagnare tempo. Perfetto. Però funziona ovunque, anche sott'acqua. È un po' sospetta sta cosa. Grazie, Chris. Inoltre, ho indicato dove potrebbe trovarsi il laboratorio. Che Parker vada. Segnali. Che rincoglionito. Oh. Forse è già occupato, Jessica. Che porca che sei, Jessica. Madonna, sei proprio una vaccona, Jessica. Dai. Comunque, dicevo, è abbastanza sospetto il fatto così che... è stata tutta opera di Raymond. Vadano insieme proprio loro due. Abbiamo sentito solo metà della storia. Ci sono aspetti di questa missione che non mi sono chiari. Ma quando mai ti è chiaro qualcosa, Chris? Quando mai? Allora. Scusa, ma come la lancio la granata a impulsi? Cosa mi stai dicendo, gioco? Così? È questa? Raggiungiamo il laboratorio passando dalla sentina. Ok, Chris. L'acqua è piena di infetti. Ricevuto. Ma scusa, la sentina non era... La sentina non era questa. Un'erba. Guarda che la prendo. Va bene, Chris. Siccome l'indicatore mi dice di andare di lì, allora vado di lì. Anche con l'acqua piena di infetti, non ce ne sbatte a noi.
perché siamo il Dream Team adesso. Anche se Jessica... non era male avere anche Jessica, direi, però... non ci si può lamentare. Ok, è qui la sentina. Andiamo. Comunque non capisco come usare questa granata, questa specie di granata impulsi che mi dice Chris che è una figata e... invece boh. Munizioni Magnum, ma senza la Magnum sempre non so che cazzo farmene. Grazie gioco. Dov'è che la prendo sta Magnum? Oh cazzo, e dai. Bella, ciao. Ma poi se posso ammazzarli così senza perdere niente di vita, a cosa mi serve la Magnum, davvero? Cazzo. Mi sa che sto annegando. Ok, vai su. Brava, prendi aria. Ok. Dove vado adesso? Di qua? O devo andare da su? Mi sa che devo andare da su, sai? Fammi controllare. No, ma da su non posso andare da nessuna parte. Che minchia dico? Il laboratorio è poco più avanti. Ok, Chris. Quindi, va bene. Quindi non devo andare da su. Perfetto. Dove devo andare, però? Quindi... di là? Ok. Di qua. Si direbbe di qua. Ma guarda quanta roba che c'è qua. Che figata. Ma nascondono i proiettili sopra gli armadi. Boh. Ok. Salgo sopra questa scaletta o vado giù? L'ultima volta sono andato giù di sotto, no? O no? Boh. Mappa? Non si capisce un cazzo. Bene. E allora salgo. Esatto. Jill, usa questa. Cos'è? La chiave del tridente, grazie Chris. Ho trovato quella chiave sulla Semiramis. Se le due navi sono uguali, il laboratorio è da questa parte. Va bene, speriamo che lo siano, andiamo. Sembra una porta di un laboratorio, in effetti. Ho ancora il fucile? Sì, grande. Ho ancora l'RPG. Ok. Dove andiamo adesso, Chris? Di qua? La porta è bloccata da un dispositivo. Oh, mi sono dimenticato di guardare gli oggetti. Poi c'è altro? No. No. Oh, sì. Sì, sì. Lì dietro. Grande. Come non si apre? Ah, ok. non c'era la finestra. Una granata a impulsi, non male. Qui cosa c'è? Ah, niente. Ovviamente è dall'altra parte del muro. Mm-hmm. Un oggetto per me. Munizioni di pistola, grande. E vediamo cosa c'è su questo computer. Sì? Sì. Registrazione impronta digitale. Che cazzo. Registrazione impronta digitale completata. Ok, ricerca sul virus delle profondità. La Montpellier Marine University ha condotto una ricerca attraverso un sommergibile senza equipaggio durante la quarta spedizione nella fossa di Kermadec. A 9.000 metri è stato scoperto un nuovo tipo di pesce predatore degli abissi.
Gli abissi marini hanno effetti unici sugli organismi viventi. Questa creatura, però, oltre alla consueta tolleranza delle alte pressioni, mostra anche un'incredibile immobilità e una ferocia non comune a tale profondità. Ciò che ci ha sorpreso dopo l'esame del pesce... L'esame del pesce, non so perché mi fa ridere. Comunque, è come quei tratti singolari non fossero nativi della sua biologia, ma causati da un'infezione virale. In virtù della natura insondabile di questo virus, abbiamo deciso di chiamarlo The Abyss. Continueremo a studiarlo. Dobbiamo scoprire perché prende le grandi riserve di grasso e acqua nei pesci di profondità adatte ad abissi ad alta pressione, basse temperature e poco ossigeno e le trasforma in ossa ad alta densità e strutture muscolari normalmente non presenti negli organismi che vivono in habitat a grande profondità. Se riuscissimo a sviluppare una BAO funzionante, potremmo portare la ricerca in questo campo avanti anni luce. È importante notare che la trasmissione sanguigna del virus avviene nel 99,76% di tutti i casi finora esaminati. Wow! In alcuni casi rari, i soggetti dei test non si infettano assumendo il virus per via orale, forse perché è diluito. Faremo tutto il possibile per aumentare l'efficacia del virus e raddoppieremo i nostri sforzi. Il resto del documento è sbiadito e illeggibile. Bene. Altro? Sì. Rapporto dello sviluppo del nuovo tipo di virus. Quando la nostra mappatura genetica del nostro virus The Abyss era quasi finita, il Global Pharmaceutical Consortium ci ha offerto l'assistenza della loro divisione di ricerca attraverso dei contatti in un paese non specificato. Hanno proposto di combinare il The Abyss con un virus a uso militare chiamato il virus T, per rendere il nostro più adatto alla ricerca e sperimentazione. Il nuovo virus ricombinante, che usa il DNA di organismi marini come base, dovrebbe rendere più semplice creare delle BAO. Abbiamo superato con successo una delle barriere della creazione di armi bioorganiche. Il virus T include materiale genetico umano ed è capace di infezioni incrociate. Però la velocità con cui il The Abyss innesca la trasmutazione è tale da scomporre la struttura cellulare del soggetto. Fortunatamente tale problema è stato superato adattando il ritmo con cui l'infezione si diffonde nell'ospite. Tuttavia c'è un effetto collaterale che non avevamo previsto, sebbene la scissione cellulare non sia più un problema. Metà della massa solida dell'ospite, incluse muscolature e ossa, si scioglie durante l'infezione. Beh, non è male. Il corpo del soggetto diventa altamente malleabile, gli permette di attaccare un bersaglio da posti inaspettati. Alcuni ospiti hanno mostrato la capacità di espellere il materiale osseo sciolto dalle mani e dai piedi, creando così delle coperture protettive appuntite per i propri arti. Gli ospiti umani di questo tipo sono definiti us. Tali soggetti possono mantenere forma umanoide solo con grandi sforzi e, anche se vi riescono, non presentano alcuna somiglianza con ciò che erano un tempo. Con ogni esperimento e ogni ospite infetto, ci avviciniamo sempre più al perfezionamento del virus. Dal punto di vista dell'industria delle armi biologiche, il progetto in sé è inutile a meno che non venga sviluppato un vaccino per prevenire l'infezione. Perché ciò accada, avremo bisogno di molti più dati dalle prove cliniche. Estrarre anticorpi da qualche soggetto richiederà tempo e fortuna. Ultimamente ho sentito delle chiacchiere dei pezzi grossi su un'epidemia creata dall'uomo. Immagino che sia un eufemismo da affaristi per riferirsi al bioterrorismo. Ok. C'è roba nuova? No, non c'è niente di nuovo perché dovrei semplicemente potenziare la pistola, ma non posso. Quindi andiamo a vedere questo ascensore se si apre adesso con l'impronta del pollice. Yes. Dell'indice. Non è un ascensore, a quanto pare. Accedere alla stanza di sterilizzazione uno alla volta. Ok. Cos'è questo documento? Madonna, troppi documenti da leggere. Documento dello sviluppo dello Scarmiglione. Scarmiglione è una BAO che utilizza il DNA di uno squalo. Il profilo genetico dello squalo è cambiato molto poco nel corso di milioni di anni. La sua storia di predatore è quasi rimasta invariata. L'uso del suo DNA fornisce una feroce aggressività a queste armi biologiche. Lo scarmiglione, come forma e colore, assomiglia a quella degli antenati degli squali e quella... che palle! Delle sue appendici spinose somigliano a lance. Le squame sono una caratteristica dei pesci cartilaginei. Si formano quando un'area di squame placoidi mutano e si combinano con fibre muscolari indurite.
Questo permette alle creature di utilizzare attacchi penetranti e di muoversi con la stessa agilità degli animali terrestri. Oltre a questo, le squame sono resistenti come acciaio e superano di molto quelle di uno squalo normale. Questo dona loro una difesa frontale quasi senza precedenti. È quello che ho combattuto, immagino. Non ne sono certo, però penso di sì. Allora, cosa c'è qui dentro? No, non c'è un cazzo qui dentro. Bene, andiamo di qua allora. Decontaminazione in corso. Ciao Chris. Grazie computer. Cosa? Cos'è? What? Cosa sta succedendo? Chris? Oh merda, Chris? Chris! Sì, lo vedo, Chris! Oh fuck. Se rilancio questo? No, non lo so. Chris? Ok. Ciao. Chris, mi devi troppo aiutare, zio. Ok, è questo lo squalo con lo scudo. Cazzo. Ok, via. Chris, dobbiamo riuscire a ucciderlo. Non mi importa in che modo, ma dobbiamo riuscire ad ammazzarlo malissimo. Yes! Cos'è quel coso? Oh mio Dio. What? What? Non preoccuparti, sto bene. Ok. Ok. Va bene, gioco. Ce l'abbiamo fatta. Oh, che cos'è? El Hawk? Ciao, pesci. Cos'è quella El Hawk? È tipo una magnum? Spero di sì. Vediamo un po'. Ah, ma ce l'ho tra l'altro. Non so bene cosa lasciare, onestamente. Vabbè, forse sì, forse è meglio lasciare questo. Dai, andiamo. Tanto ho comunque il fucile di l'RPG. C'ho l'RPG. Quindi dovrebbe andare tutto tranquillo. C'è un botto di granate diverse che non so che cazzo facciano. Oh! Bene! Perché nascondere laboratori su una nave da crociera? È una buona copertura. Chi può sospettare? Non hai torto. Speriamo di riuscire a scoprire cosa stia succedendo. No, non posso sparare a sto coso, ok. Bella. Ok, cosa minchia succede adesso, raga? Deve essere in quest'area di ricerca. Così è questo il segreto della Zenobia. Wow, è un coso di liquido rosso. Ah, finito? Così? Tutti in pericolo, nessuno è più in pericolo, a quanto pare. Va bene ragazzi, cavalloni, grazie mille per aver giocato con me anche a questo capitolo e ci vediamo la prossima volta quando
non lo so, scopriremo quanto è, quanto può essere cagna ancora di più Jessica, perché secondo me quella donna non esprime ancora appieno le sue potenzialità e ci vuole qualcuno che gliele tiri fuori, e quel qualcuno sarò io. No, scherzo, sarà... non lo so, onestamente, però... Mi comincia a piacere sempre di più Jessica. Non so cos'è che me la faccia piacere così tanto, ma è così. Va bene, ragazzi, alla prossima. Ciao cavalloni. Ciao.